un'attestazione importante per il Gervasut, lei ha parlato di dimostrazione dell'appropriatezza delle cure. Sicuramente molti anni fa, quando qualcuno ha pensato istituti di questo genere, probabilmente veniva considerato poco intelligente, in realtà era più intelligente di molti altri e ha immaginato strutture che non erano concentrate con le acuzie. E questa è la grande sfida, noi all'acuzie dobbiamo dare una risposta, ma c'è ben qualcosa prima dell'acuzie e qualcosa dopo dell'acuzie, è quello che stiamo cercando di fare. Questo ha a che fare con l'appropriatezza, cioè cercare di mettere adeguate risposte rispetto a una domanda che ha bisogno di risposte puntuali. Il riconoscimento che oggi viene internazionale, che viene riconosciuto al Gervasut, è una risposta a questo. E questo è un fatto, non è un'opinione. E quindi dentro questo istituto, peraltro, ci sono altri due aspetti, a mio giudizio, estremamente importanti. Il primo riguarda la multidisciplinarietà con la quale vengono affrontati i problemi e l'altro aspetto è una risposta che non si dà alla sanità ma si dà alla salute, cioè questi percorsi di coinvolgimento anche su qualcosa che di sanità non è, è il coinvolgimento delle famiglie, cioè le persone con le quali poi il paziente vive. Ecco, credo che questa sia una risposta estremamente importante e su questo modello noi ci stiamo muovendo. L'acuzia deve avere la sua risposta, ma è altrettanto, se non più importante, l'attività riabilitativa. E a proposito del Gervasut, l'investimento sull'attività riabilitativa di Gemona mi sembra un segnale molto chiaro che questa amministrazione si era impegnata a dare, avrebbe voluto fare molto prima, ma siamo capitati in tre emergenze, però stiamo proseguendo anche in questi obiettivi.